questo nuovo video. E oggi Kylie Cosmetics. Ho fatto un ordine da Kylie. Qua abbiamo appunto la sua scatolina con tutti i prodottini. Ho preso la palette e due tinte labbra. Guardate che bello questo foglietto qua con l'occhio di Kylie che si apre e si chiude, adoro. Allora, volevo da una vita fare quest'ordine, non ho mai avuto il coraggio perché appunto viene da lontano. Ho detto, magari devo pagare la dogana, magari non sono abbastanza buoni i prodotti, spendo tantissimi soldi perché comunque la palette e le tinte non costano poco. Questa mi pare costi 45 e queste 18. Non mi ricordo più i costi, vabbè, ve li scrivo qua da qualche parte. Fatto sta appunto che si torna con un make up tutorial perché è il 2017, quindi si riparte proprio bam bam bam. Sono troppo contenta. Questo 2017 devo dire che sta iniziando bene, mi piace. Adesso voglio vedere che mi porto sfiga da sola, ti prego, no. Ti prego, fai che continui ad andare così bene. E ci ha messo un bel po' ad arrivare, tipo un mese qualcosa. Infatti pensavo me l'avessero persa da qualche parte, in realtà no, per fortuna era appunto a Milano. Ogni volta rimane a Milano una settimana, due. E ho preso la palettina e due tinte labbra, appunto queste qua, che sono Posy K, Candy K e la palette Burgundy. Questa qua che veramente amo, amo alla follia. È diventata la mia palette preferita in assoluto, appunto perché ho gli occhi che tendono al verde e questo colore appunto lo tiro fuori ancora di più perché i colori sul rosso, sul bordeaux, tendono a far risaltare maggiormente i colori verdi, appunto il dorato degli occhi. Poi si apre e abbiamo tutti gli ombrettini, come vedete sono molto molto particolari, non si trovano facilmente in giro perché sono sugli aranciati, sui rossi. Preferisco i colori opachi rispetto a quelli shimmer, però comunque anche quelli, come vedremo alla fine, hanno il loro perché. Quindi questo qua è Naked, questo è Beach, Penny e lei Burgundy, Dubai, Brick, New York e questo è l'ultimo Almond. Come vedete sono super scriventi, specialmente quegli opachi sono qualcosa di bellissimo. I shimmer diciamo che bisogna fare più passate, il primo qua non mi convince tanto perché non è abbastanza luminoso, diciamo che si perde, mentre gli altri davvero sono una bomba. I miei preferiti ovviamente sono questi due opachi, veramente scrivono tantissimo, però anche questo qua shimmer e questo sono molto molto belli. E poi ho preso due tinte labbra, queste qua sono Candy K e Posy K. Questa è Posy K, un colore appunto nude rosato, molto molto bello. Invece quest'altro, Candy K, è più sul beige, comunque ha del rosa all'interno, però è più nude, è più color carne diciamo rispetto a Posy K. Anche questo molto molto bello. Ecco le da shoot, come vedete questo qui è più rosato, mentre questo qua è più beigeolino. Due nude davvero bellissimi per tutti i giorni. Mi piace un sacco usare specialmente questo qua. Ok, allora come prima cosa vado a prendere questi due colori qua, quelli più caldi, aranciati, e li vado a stendere appunto sulla piega dell'occhio per creare il mio colore di transizione. Non me li aspettavo così scriventi, infatti ho sempre esitato a comprarli, poi visto che c'era l'offerta ho detto no, non posso lasciarmeli scappare. Infatti, cioè, non potrei aver fatto acquisto migliore perché i colori sono fantastici. Come vedete è super super scrivente. Ok, sfumato per bene questo colore, vado a prendere quello in centro che è proprio un rosso acceso bordeaux e lo vado a stendere soprattutto sulla piega e alla fine dell'occhio. Guardate che bello e guardate che scrivenza, cioè basta proprio fare un tocco ed è subito rosso. Ok, sfumato tutto per bene. Ora andiamo a prendere questo colore qua. Ora lo vado a prendere col dito, tun tun tun, e lo vado a stendere al centro del mio occhio. Vado a prendere il colore più scuro, questo marroncino qua, sempre comunque caldo, e con un pennellino a penna così vado a intensificare la fine del mio occhio, quindi proprio qua all'attaccatura delle mie ciglia, portandolo appunto anche nella rima inferiore e sfumandolo nelle ciglia.
Bene, fatto ciò vado a togliere tutta la cipria in eccesso che avevo posizionato appunto perché i membretti non mi andassero a sporcare la base. E mettiamo l'eyeliner, uso questo qua della Essence con il pennellino super super sottile che mi trovo veramente benissimo. Sempre col pennello a penna di prima vado a prendere il colore in centro, quello rosso, e lo stendo su tutto l'occhio inferiore. Questo colore è pazzesco, cioè davvero è troppo troppo bello. E al centro invece vado a mettere il colore dorato. Andiamo ad applicare le ciglia finte con la colla della Essence. Queste ciglia di Primark non sono male perché costano tipo 1,50€ e hanno la lineetta sottile, quindi non si alzano, sono davvero fatte abbastanza bene. Per 1,50€ direi che sono molto carine. Nelle ciglia inferiori vado a stendere il mascara, uso questo qua della MAC che è diventato uno dei miei preferiti in assoluto perché è piccolino e riesce a prendere tutte le ciglia, anche quelle più piccole, perfetto per essere steso anche sulle ciglia inferiori. Una volta asciugate anche le ciglia finte lo vado a stendere così appunto da farle aderire bene. Quindi uso la terra della NYX e vado un po' a colpire i miei zigomi. E anche per i blush uso questo qua. Come illuminante sempre comunque questo qua che è della Colourpop, si chiama Flexitarian ed è il mio preferito in assoluto del momento perché è troppo troppo luminoso, è fatto bagnato quindi veramente è qualcosa di bellissimo, si nota subito e non lo so, veramente io uso solo questo. Ok, per quanto riguarda le labbra ho soltanto questi due colori e devo dire che per questo trucco già questa potrebbe andare meglio, però questa qua proprio no. Il problema è che non so cosa scegliere. Allora, ho preso un po' di colori appunto per capire quello che ci potesse stare meglio. Forse questo qua è già freestyle, il colore più azzeccato. Questo mi pare troppo viola. Questo troppo marrone, però anche marrone magari non potrebbe starci male. Di solito usavo questo qua della NYX, il 12, che è più nude, però un po' più su questi toni qua. Oh mio Dio! Forse metto marrone. Questi sono i tre colori. Non si capisce niente comunque. Che colore faccio? Che colore faccio? Rimarrò qua tipo mezz'ora a dire... Bene, ora che colore faccio? Marrone, dai. Facciamo marrone. Quindi andiamo di marrone. Come vi sembra? Come vi sembra? Questo qua comunque è Limbo della Colourpop, se ve lo steste chiedendo. Non sta male. No? È bello che io tipo... vi parlo come se mi sentiste, se poteste rispondermi, in realtà non mi potete rispondere, però va bene lo stesso. Ok, quindi questo qua è il look finito, io spero vi sia piaciuto, sono troppo contenta che stiamo per raggiungere i 10.000 iscritti, quindi continuate a iscrivervi, schiacciate il bottoncino qua sotto, tic tic tic, e quindi niente, io direi che vi saluto e ci vediamo al prossimo video, bye bye!